ci prego. Buongiorno Fabio e felice di ritrovarti. Ciao Nadia, come stai? Bene, te? Tutto bene, grazie. Ti senti? Ti sento bene, assolutamente. Perfetto. Ok, noi ci siamo visti qualche mese fa, giusto poco prima della, poco prima. Della chiusura totale. Siamo riusciti a salutarci dal vivo di persona. All'Lingotto. Al festival, sì, all'Lingotto. E eccoci qui, allora a parlare di... Intanto c'è Edoardo, mio collega, che sta cercando di sistemare in base allo smezzo la... Intanto salutiamo, e ho voluto appunto perché l'idea era di venirvi a trovare direttamente, ma visto, è solo posticipata la cosa, ma nel frattempo mi faceva piacere parlare di caffè, questo... prodotto tanto famoso come prodotto italiano, ma che poi ha una storia dietro che non è assolutamente, non arriva dall'Italia, ma c'è una selezione incredibile. Quindi oggi vogliamo fare un pochino il percorso di questo chicco di caffè dalla nascita fino ad arrivare a Torino e poi a vedere dove andrà. Eccolo qua, eccolo qui. Benissimo, allora intanto siamo con Fabio Verona che è responsabile qualità e formazione di Costa d'Oro. Adesso io passo a te la parola, farò qualche domandina di curiosità, ma ci lascio nelle tue mani. Bene, allora, intanto due parole su Costa d'Oro. Certo. Tutto così per chi non la conosce. Ecco, nel frattempo faccio anche questo, che me l'ero dimenticato, scusami. Costa d'Oro è un'azienda che nasce nel 1890 qua a Torino, in via Pietro Micca, proprio dove ancora oggi c'è la torrefazione Costa d'Oro Beccuti, ok? La torrefazione Beccuti di via Pietro Micca, che aveva usato come poi nome per il suo prodotto miscela Costa d'Oro. Si sono poi unite altre due famiglie, la famiglia Abbo e la famiglia Trombetta, e hanno mantenuto il nome Costa d'Oro perché era l'unico che non aveva un'identità familiare. Da allora queste tre famiglie continuano ancora oggi, sono la quarta generazione, i giovani che sono entrati da poco in azienda, che stanno portando una ventata di novità, di emozioni in questo periodo, per di più, guarda, veramente stanno veramente dando un supporto al quale noi non eravamo magari così pronti, invece loro esattamente così. Questa sede dove siamo adesso è stata rinnovata l'anno scorso, siamo qui dal 90, però è stata rinnovata l'anno scorso completamente, è stato creato un nuovo magazzino, è stata creata un'aula dove siamo noi adesso per fare formazione per i nostri baristi, con sei postazioni di macchine per espresso, con un'area dove sono appoggiato adesso per fare le stazioni filtro, insomma con un'aula di là dove adesso non possiamo accedere proprio perché in questo periodo tutta l'azienda è stata frammentata, una parte chiusa e separata per gli agenti, una parte per me, per quello che faccio ancora qua, per altre prove e formazione a distanza, per gli agenti e per altre persone. Quindi insomma tutto. Scusa Fabio, perché l'immagine non è chiarissima, io non so se voi la vedete chiara. Sì, bene, bene. Ah, ok, allora va solo io, ok, perfetto, via. E quindi insomma... ha ristrutturato, no? Tutto quanto, e adesso siamo in questa bellissima nuova sede con tanti spazi, tante opportunità per tutti quanti, eccetera. E qua facciamo anche i corsi di, come si diceva, di degustazione del caffè, perché partiamo con tutto il percorso, tutto il processo che parte dalla conoscenza della pianta. Non posso portare giù l'altra pianta perché certo. È grossa, ma su ne abbiamo una che è piena di ciliegie in questo momento. Vabbè, verrò a vederla dal sì, video, sì. Perché la pianta del caffè a un certo punto produce delle ciliegie, né più né meno come le ciliegie che noi siamo abituati a vedere sulle nostre piante, ma invece che nascere a due, nascono a grappolo. Dentro ogni ciliegia ci sono... due chicchi accoppiati uno all'altro, ricoperti da ovviamente strati di buccia, di polpa, per poterli liberare si fa un processo tecnico abbastanza complesso e fino ad arrivare al chicco, quindi al chicco verde, e poi noi qua lo tostiamo.
Qui abbiamo due tostatrici da 300 kg più una tostatrice da 6 kg per gli specialty coffee, che sono dei caffè con una produzione molto più curata, molto più selezionata, dove i caffè ricevono più cure da un punto di vista di coltivazione, e poi noi li trattiamo allo stesso modo, bene come trattiamo gli altri, però ce n'è anche sempre molto pochi di quei caffè, certo. Lì hanno un costo decisamente più elevato, ed ecco perché si tosta poco per volta, 6 kg non di più, in modo che si fanno solo esclusivamente alla richiesta, no, da parte del cliente. Certo. Ebbene, una volta poi tostato, si tosta con diversi profili. Perché? Perché per l'espresso abbiamo un profilo che vuol dire un grado di tostatura, un grado di cottura un pochino più elevato, per esempio, rispetto al caffè filtro. Sì. Per la moca anche un grado di tostatura diverso, perché ogni estrazione ovviamente ha la sua caratteristica. Okay. Quando poi andiamo ad assaggiare il caffè, lo assaggiamo in vari modi. Lo assaggiamo in un sistema che si chiama la brasiliana. Prevede una tazza grande dove si mette solo polvere di caffè e acqua calda, e dopo 4 minuti si può cominciare a fare l'assaggio. L'altra invece è quando lo assaggiamo ovviamente normalmente con le macchine espresso, con i nostri metodi di lavorazione, che è quello poi che in Italia si beve di più. Ma non è l'unico, perché non dimentichiamoci che la moda napoletana, okay, la classica cucumella, è caffè filtro. E certo, cioè, tanti dicono, quando uno gli propone, senti, ma non vuoi un buon caffè filtro? Che no, caffè filtro, acqua sporca, porca miseria, ma però vai in giro, chiedono a tutti, la napoletana, e caffè filtro, perché viene messa l'acqua in questo contenitore, qui c'è praticamente il filtro nel quale ovviamente viene messa la polvere di caffè, quando si capovolge questo, l'acqua piano piano scende giù, quindi è caffè filtro né più né meno. Ci sono molti modi per preparare il caffè filtro, ed è secondo me un modo molto gradevole, perché amplia alcuni aspetti della gamma aromatica del caffè. Certo. E non si possono avere in espresso. Allo stesso modo in espresso noi abbiamo l'emulsione dei grassi, che qua non avviene per via della pressione elevata della macchina, abbiamo la famosa formazione della cremina. E quindi ecco che abbiamo un altro aspetto differente con il quale poter assaggiare e valutare il nostro, okay, caffè. Quindi è il frutto che viene cotto in modi diversi, ma il risultato è splendido perché otteniamo comunque un liquido con caratteristiche e gusti diversi. Per cui questo è un po' il tutto. Vedi, qui adesso non so se riesco, ti faccio vedere soltanto... Abbiamo, no, i chicchi di caffè, dove ci sono diversi. Qua sono i chicchi di caffè tostati con un profilo di tostatura chiaro per il filtro. Poi c'è una macinatura molto grossa, perché è quella che viene usata appunto per fare il caffè filtro. Poi abbiamo una macinatura intermedia, che è quella che si utilizza per la moca. E poi abbiamo una macinatura invece molto più fine, che è quella utilizzata per l'espresso. Quindi ogni preparazione, ogni cottura ha delle esigenze, delle caratteristiche diverse. Sia che poi noi lo facciamo con il filtro piuttosto che lo facciamo con la macchina espresso, esiste una tavola degli aromi, aiuto, che ha realizzato la SCA, dove ci sono tutti gli aromi che si possono trovare in un caffè, sia quelli positivi che quelli negativi, ovviamente. Quanti sono? Oh, sono una cosa come un centinaio, perché nella ruota più esterna, tra i negativi e i positivi, in alcuni casi ovviamente dipende, puoi trovare tutto quelli legati all'acidità, ai frutti rossi, più facilmente all'interno del caffè filtro che non nell'espresso, mentre tutta la gamma che prende la parte che va dalla nocciola ovviamente al tostato, a tutto quello che sono la gamma della parte del cioccolato, il biscotto, la crosta di pane, eccetera, invece la puoi trovare più facilmente nell'espresso. I negativi non dovresti trovarli mai, teoricamente. Quindi, certo. Peraltro, sul mio blog Arabica 100% è possibile anche andare poi a trovare questa ruota, guardarla, studiarla, leggerla. C'è anche la traduzione in italiano, perché ovviamente... Okay. E quindi la si può anche trovare e scaricare lì per potersi poi fare una cultura diversa. Ma adesso, a parte parlare, se volete possiamo anche preparare qualcosa. Certo, siamo qui apposta. Io mi sono preso un po' del nostro caffè,
per la moca mi sono preso i nostri due caffè che abbiamo invece per il caffè filtro, uno tradizionale e uno invece completamente biologico, quindi sono tutti e due delle arabiche, 100% arabica in purezza, però uno è bio e l'altro no, e ho diversi sistemi qua per poter preparare il caffè. Non so se magari il tuo pubblico ha delle preferenze, non so, vogliamo vedere l'espresso. Guarda, piuttosto che qualcosa più di casa. Io mi lascio guidare, anche perché è una lezione fatta da te, poi andremo, se ci sono delle domande eventualmente le vediamo, ma voglio ricordare che questo è un video che sarà una storia su Instagram, ma poi verrà trasformato in video su YouTube, quindi rimarrà. Quindi voglio che sia una mini lezione. Una mini lezione. Allora, vediamo di coprirle un po' tutti gli ambiti, se riusciamo. Certo. Cominciamo, direi, con la più tradizionale, la moca. Se ne parla tanto. Io ho messo il fornellino a scaldare. Prendo la nostra moca. Ci sono tanti tipi di moca, in acciaio, in alluminio, in vari materiali. Personalmente preferisco le moca in acciaio perché è molto più facile tenerle pulite. Okay. Mi raccomando, non è vero che la moca non va lavata. Il caffè è un prodotto ricco di grassi, tu lo cuoci. È come se tu lasciassi la tua padella sporca, dei grassi bruciati, e poi sei così più buono a fare l'arrosto la prossima volta. Oddio, va bene. Ma come va lavata a questo punto? Come va lavata? Allora, se abbiamo una moca in acciaio, noi la prendiamo, la laviamo sotto l'acqua con un detersivo neutro, poi la sciacquiamo bene. Volendo possiamo anche metterla in lavastoviglie. Le moche in alluminio, l'alluminio lo sai è un po' più poroso, quindi bisogna stare un po' più attenti sia con il tipo di, chiamiamolo materiale, ok? Quindi per lavarla, che non deve essere esageratamente aggressivo, quindi un detergente neutro, mi raccomando, non quei detergenti super profumati al limone, all'arancio, alla menta, no, perché poi rimane davvero, e anche difficile, va sciacquata super 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 bene e non va lasciata sporca. Una cosa che in tanti si dimenticano, per esempio, è che ogni tanto andrebbe bene togliere questo filtro, un cacciavite, un coltellino, si leva e si pulisce bene il camino da dentro, certo, perché certo. Lì si ferma veramente tantissimo sporco, che poi prende gusto di bruciatissimo. Già la moca di suo tende comunque purtroppo a bruciare leggermente, ok? Perché è un sistema che porta a rischiare di bruciare. Per cui, intanto sto mettendo a scaldare un po' d'acqua, per cui usare una moca sporca ti dà dei gusti veramente terribili, terribili. Per cui la moca va assolutamente lavata. La macchina espresso, tutto quello che contiene cibo, a maggior ragione cibo, lavata. Aspetta, risistemate bene il microfono, perché deve essere ok, perfetto. Sfatiamo un altro mito, che non so se è mito o no. Quando compri una moca, il primo caffè fa schifo, va usato tanto, una moca che non usi per un po' non è più buono? Allora, se parliamo di moca d'acciaio, non c'è problema, se l'abbiamo lasciata pulita, se l'abbiamo lasciata sporca non va bene. Se parliamo, la moca d'acciaio è pulita, e prendere una tua bella pentola d'acciaio pulita, eccetera. La moca di alluminio, in effetti, può avere, sempre se non l'abbiamo pulita bene, bisogna controllarla bene che non abbia magari fatto della muffa o cose di questo genere. E l'alluminio, in ogni caso, sempre qualcosina può cedere leggermente, ma non una cosa esagerata. Quindi, lasciata pulita, non c'è problema. Tutti però i produttori suggeriscono la moca nuova, il primo espresso, il primo caffè, di buttarlo, perché nella fase di lavorazione della moca, nella fase di pulizia, sempre più per l'alluminio che per l'acciaio, certo, potrebbero essere rimaste delle micro particelle, no, della pulizia della lavorazione. E quindi ecco che, per evitare di trovartela nel tuo primo caffè, fai la prima moca, la butti via, magari anche con poco caffè, lo fai leggero, è giusto proprio per lavarla. È come quando compri una padella nuova, la lavi, no? La prima volta, anche se è nuova, la lavi bene e dopodiché fai la seconda e la fai così. Ma da quel momento in poi, se la mantieni pulita e la mantieni lavata, non c'è problema.
Subito una domanda che arriva adesso su questo argomento: che tipo di moca valorizza maggiormente l'aroma del caffè, se c'è acciaio o alluminio secondo te? O è secondo me il problema non è valorizzare il gusto del caffè, c'è un discorso di conduzione del calore, sì, e c'è un discorso di cessione di alcuni sentori che possono esserci dei materiali. L'acciaio non cede niente, l'alluminio invece può cedere dei sentori, questo nell'acqua. Se poi parliamo della parte invece superiore, qui decisamente l'acciaio è la cosa migliore. Dopo te ne faccio vedere un'altra, al limite, dove la parte superiore è in vetro, si stacca ed è in vetro ed è molto bella, e quella lì ha la parte inferiore in alluminio per essere molto rapida nello scaldare, e poi ha la parte invece superiore in vetro per la produzione, per il caffè è un po' delicata, ovviamente ha caratteristiche diverse. Ora, io ho scaldato un po' d'acqua perché per fare un pochino prima preferisco avere dell'acqua calda piuttosto che dell'acqua fredda. Attenzione, mai superare la valvola, ma non arrivare al forellino, rimanere sotto. La valvola ha una funzione di sicurezza in caso di ovviamente otturazione, aver messo troppo caffè o varie cose. La valvola deve poter sfogare quella che è la pressione eccessiva che c'è qua. Se io arrivo a coprire il forellino non va bene. Pensiamo che quando vado a immergere questo, lui va a contatto dell'acqua, per cui crea un volume, uno spazio, per cui se la mia acqua era qua, dopo che io vado a inserire il filtro, la mia acqua sale ancora. Quindi se io arrivo al pelo non va bene, di conseguenza si mette dell'acqua, rimanendo un po' sotto al punto giusto della valvola. Ok. Quindi, ovviamente andiamo a mettere il filtro e andiamo a mettere il caffè. Il caffè per la moca è stato realizzato apposta per poter fare un caffè moca, ovviamente a livello aromatico, a livello di intensità e a livello anche di macinatura. Ma se vogliamo fare delle prove, degli esperimenti diversi, ricordiamoci che la moca ci dà tante possibilità quante ce ne possono dare altri sistemi. Ad esempio, io quando c'è stato Gourmet, a Torino, ho fatto una sessione dedicata alla moca, dove ho fatto la moca con una tisana al posto dell'acqua, dove ho fatto una moca con del tè alla pesca. C'era un produttore americano che faceva un tè alla pesca fantastico, biologico, eccetera eccetera, buonissimo, e quindi invece dell'acqua ho messo il tè alla pesca. Puoi usare tantissime altre cose, e ovviamente puoi usare anche diverse macinature. Più la macinatura è grossa, quindi ci avviciniamo alla macinatura per il filtro, e più salirà velocemente il nostro caffè, in modo tale da bruciare meno, però sarà più leggero. Ecco. Ora, avete visto che io non ho esagerato con la quantità di caffè. Non bisogna fare la montagnola e poi schiacciarla giù, pigiarla bene. Come ci insegnavano una volta. Esatto, e cose di questo genere. Perché poi fa troppa fatica a salire. Si possono dare dei colpettini così per assestare. Una volta che abbiamo visto che abbiamo raggiunto il giusto quantitativo, possiamo con il manico del cucchiaino distribuirlo bene, in modo tale da non avere caffè in giro, pulire sempre molto bene dove andiamo ad abitare, perché se c'è ovviamente del caffè rischiamo di non poter abitare. Avendo messo dell'acqua calda conviene sempre, io non patisco, però lo dico perché magari qualcuno poi si sbaglia e dice non me l'ha detto, conviene sempre usare uno straccio per chiudere bene. Ok, e adesso la mettiamo su, mentre la moca è qua sul nostro fornello che comincia a preparare, per cui la lascio leggermente da parte, potrei mettere su un caffè filtro. Ok. Così avremo anche le differenze da un punto di vista cromatico. Io non so i tempi, allora dobbiamo smettere. Allora, quindi noi abbiamo un'oretta, quindi 12:30, ma se proprio dobbiamo andare avanti, ci stacchiamo e ci riconnettiamo senza problemi. Quindi diamoci 12:30 come termine, però. Allora, per casa i due sistemi
migliori, più facili, più agevoli per fare il caffè filtro sono la French Press, sì, che questa qua qualcuno la conosce come tisaniera, ma in fondo andiamo a fare una tisana al caffè, okay? Quindi, e abbiamo un clever. Il clever è uno strumento nel quale si mette all'interno un filtro di carta, qui sotto c'è un perno che nel momento in cui lui è messo dritto con il liquido dentro, ovviamente è chiuso, quando io lo vado ad appoggiare su un bicchiere, su una caraffa, su un server, su qualsiasi cosa, inizia la percolazione. Quindi ho un'infusione dove però, grazie al filtro di carta, la bevanda che otterremo sarà limpida, mentre nella French Press la bevanda rimarrà torbida. Adesso vado a preparare anche questi due qua, aggiungo un po' d'acqua all'interno della mia kettle per averne per tutte e due. Acqua, mi raccomando, o della bottiglia o filtrata, ma della bottiglia, non della bottiglia di quelle con scritto su che hanno 500 ppm di residuo fisso a 180 gradi, nel senso quindi molto ricchi di sale, di acqua tra i 50 e i 150, 180 ppm parti per milione di sali, residuo fisso a 180 gradi. Perché? Perché se la mettiamo troppo ricca rischiamo di estrarre delle cose non buone, troppo amaro e cose così, oltre che magari a rovinare le attrezzature per bollire, ok? Certo. Intanto ti fa intanto penso sia cambiato di nuovo qualcosa nel microfono, non so se lo cambia, se lo spostate o che cosa. No, è che sta scaldando probabilmente con il rumore bollitore. Allora ti riporto intanto due domande. Uno, cosa pensi delle macchinette del caffè alternative tipo Camira, mi chiedono. Dunque, io sto riportando. Sono fondamentalmente delle tutte le macchine hanno le loro specifiche caratteristiche, ok? Va tutte bene se vengono utilizzate nel modo giusto e per quello che sono state create. Perché certo, se noi le utilizziamo nel modo sbagliato, è ovvio che abbiamo delle prestazioni che non sono quelle delle aspettative. Certo, certo. C'è anche chi mi parla di macchine a capsule, no? Cose così, benissimo. Ottengo a casa con una macchina a capsula anche il risultato che posso ottenere, no? Quasi con una macchina espresso al bar. Certo. E poi qualcuno ci chiede, scusami, ho sciacquato il filtro. Ok, arrivo subito. Arrivo. Adesso, allora, io qui c'è una domanda, il coperchio della moca lo lasciamo alzato o abbassato? Io mi permetto di rispondere abbassato, ma giusto così vado nella mia logica di ragionamento, ma adesso lo chiediamo direttamente a Fabio. Eccomi qua. Eccoci qua. Allora, il coperchio della moca ci chiedono, lo lasciamo alzato o abbassato? Io mi sono permessa di... ve lo faccio vedere proprio in questo istante. E sicuramente avrò sbagliato la risposta. Edoardo adesso me la inquadra. Vedi, l'ho alzato adesso, è stato chiuso fino adesso. Adesso sto cominciando a uscire e l'ho alzato. Perché? Perché il vapore, se io lo lascio chiuso, diventa condensa, va ad allungare il liquido. Perfetto. E poi adesso non ha finito, ma io la tolgo, la porto qua vicino. Sì. Non devo aspettare che arrivi alla fine quando la moca non ce la fa più. E... borbotta. Vuol dire che sta... non c'è più liquido e sta tirando fuori solo la parte bruciata. Quindi io quando vedo che comincia ad avere meno caffè, che non c'è più l'estrazione del liquido, la tolgo dal fuoco. In questo modo non ho la non ho la parte bruciata che continua a essere estratta, ok? E un'altra cosa, il rimedio della nonna di girare col cucchiaino perché è il primo caffè, quello più forte, funziona, è giusto? Certo, okay. Tendenzialmente comunque abbiamo una stratificazione, per cui ovviamente abbiamo questa parte dove sotto abbiamo la prima estrazione un po' più densa, dopo invece abbiamo l'ultima un po' più liquida e allora sì, effettivamente dargli una rimescolatina, ma poi al di là di quello che... è bello il gesto, secondo me è un po' una cosa tipo faccio attenzione, quindi adesso che non ha più il vapore lo chiudo. Tu immagina, arrivo a tavola dai miei ospiti e
prendo il mio cucchiaino e davanti a loro, no, faccio questo gesto. È un qualcosa di tipo di fare un qualcosa di particolare, di voler portare l'ultima attenzione, l'ultimo gesto prima del servizio. È vero, no? È vero. Ora, qui abbiamo la mocca che intanto è venuta su, io sono venuto su molto rapidamente, perché mettendo dell'acqua già calda, io ho accelerato i tempi e ho evitato di lasciare il caffè a contatto con la struttura calda per troppo tempo, perché il caffè si rovina. Per esempio, andiamo a vedere, vedi com'è scuro e com'è intenso? Sì. Bene, ora, il primo sentore è quello intenso del caffè con delle note di crosta di pane, per cui abbiamo queste note di crosta di pane leggermente bruciato, sai, la crosta del pane un po' annerita, ok? Che è unita al profumo buono del pane, ma che quando lo tiri fuori ha quella, perché nella moca non c'è niente da fare, purtroppo, soprattutto la prima parte, scusami, soprattutto l'ultima parte, tende a portare dietro un po' di questi sentori. Ma è più aroma, è più a livello olfattivo che a livello gustativo. A livello gustativo invece intanto è molto corposo, quindi ha una bella densità come tipologia. Se vado a prendere, per esempio, per giocare, la ruota, e vado a guardare sulla ruota, cerco, ad esempio, incomincio con il primo cerchio. Nel primo cerchio c'è sentori di tostato, c'è spezie, c'è cacao e nocciola, c'è i dolci floreali, fruttati, gli acidi, vegetali e altri che sono chimici e cose così. Nel tostato, come abbiamo detto, io ho trovato del brown roast, per cui il pane tostato, del tostato e cose così. Poi all'assaggio successivo è venuto molto fuori la nocciola e il cioccolato, mi sta venendo adesso. Il cioccolato, quello fondente, per cui il cioccolato fondente adesso, unito sempre ovviamente alla parte del caffè, è tra i vari sentori quello predominante, quello che mi riempie di più la bocca. Certo. Non ho acidità, non ho niente di questa gamma qua della frutta e cose così. Ho una discreta dolcezza, che è una buona cosa, perché nella mocca è difficile trovare un caffè che sia gradevole da bere senza zucchero. Di solito nella mocca ci metti sempre lo zucchero perché è un po' amaro. Ma questo è dato da due cose. La miscela, che è un'arabica 100% composta da Brasile e Honduras, sono due origini, due paesi con dei grandissimi caffè, con una tostatura non eccessiva, fatta in fretta perché abbiamo messo già l'acqua calda. Quindi tutto questo insieme di cose mi porta ad avere questo risultato. Se io tralascio qualcosa, anche l'acqua che era filtrata è importante, se io tralascio uno di questi passaggi potrebbe cambiare il risultato. Ok. Tu ti occupi di cucina, sai bene che salare la carne prima o dopo cambia il risultato. Sai bene che fare un brodo e mettere la carne con l'acqua bollente o con l'acqua fredda cambia il risultato. Per cui nel processo di preparazione del caffè tutto ha influenza. Spesso non si danno importanza a tutti i passaggi, no? Quindi la qualità dell'acqua, la tipologia, il calore, la quantità di caffè, la tipologia di caffè. Ma sì, metto su, è tutto uguale. Non è tutto uguale. No, nella maniera più assoluta. No. E qui purtroppo, cioè per fortuna ci sono personaggi come te, purtroppo c'è un mondo di diciamo caffè che lascia un intanto po' perdere questa bellezza. Io intanto scusami se mi permetto, ma siccome sono un po' come a casa, c'è Edoardo qua, poverino, che è lì che mi regge e dice: ma scusa, fai caffè, faccio non finta me che, guarda, faccio finta che me lo passi. Brava, ecco, anche a te volentieri, la prossima volta sarà. Adesso vado a preparare queste due. Okay. Qui ho semplicemente scaldato l'acqua nel mio bollitore a 93 gradi e controllo soltanto, adesso l'ho spento da un po', per cui bene, metto il mio caffè, uso il Respecto Bio perché mi piace di più, ha dei profumi di miele più intensi, è proprio dolce, dolce. Io uso anche, comunque siamo sempre lì, è una ricetta,
di conseguenza io devo pensarla come una ricetta di pasticceria. Metto circa 6 grammi di caffè ogni 100 grammi di acqua, è facile, 6 grammi, 100 grammi di acqua. Il misurino che di solito si trova, dimmi. No, bravo, hai detto proprio pasticceria, perché uno va un po' a caso, invece è tutto misurato, tutto misurato. Certo, quindi metto 18 grammi di polvere, sì. Okay, e metto 300 grammi di acqua. Ok. Qui il metodo che stiamo facendo è il metodo ad infusione, perché lo lasciamo in infusione nell'acqua, non è a percolazione, ma c'è una cosa simpatica che quando invece lo facciamo a percolazione bisogna assolutamente fare vedere, che è questo, vediamo se riusciamo a inquadrarlo, vedete che si formano delle bollicine dentro? Si vede? Sì, 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 si vede benissimo, sì. Si chiama blooming. Che cos'è? Il momento nel quale l'anidride carbonica contenuta nel caffè a contatto con l'acqua sprigiona l'anidride carbonica e quindi fa delle bolle, come quando tu prendi l'anidride carbonica e metti nell'acqua diventa acqua gasata. Certo. Ed è molto importante questa fase perché consente alle particelle, a questi microgranelli di caffè, di distanziarsi fra di loro e dare modo all'acqua di penetrare meglio poi all'interno dei granelli del caffè e sciogliere le componenti. Per cui io adesso ho messo i miei 300 grammi di acqua, lo lascio qua un paio di minuti, 3 minuti, per avere una bella infusione, e fra 3 minuti andrò a versarlo. Nel frattempo preparo questa, dove faccio la stessa identica cosa, ma il risultato sarà totalmente diverso. Ma quando ti dico totalmente, totalmente, è come se bevessimo due caffè diversi, ma stiamo usando la stessa roba e con la stessa proporzione. Certo. Quindi vado a mettere di nuovo 18 grammi, sì, 300 di acqua. Perfetto. Io intanto ti chiedo, poi ne rispondi vai, quando hai tempo. E allora, uno, il percorso di sommelier del caffè, tu come lo hai fatto e di norma che cosa si fa per diventare degustatori? E due, quali sono i difetti di un caffè riscontrabili all'assaggio? Allora, io ho fatto 2-3 percorsi per quel che riguarda la cultura del caffè. Un percorso l'ho fatto tramite l'INEI, l'Istituto Nazionale dell'Espresso Italiano. Ok, anche qui intanto ho messo l'acqua, essendo un metodo di infusione, ho messo tutta quanta l'acqua. Non vado a schiacciare il filtro, ma lo metto solo come ho fatto nell'altro per utilizzarlo come coperchio. Poi continuo. Qui, adesso non ce l'ho, non me l'ero preparato per esempio, però scorza d'arancio, sì, foglie di menta, zenzero fresco. Fantastico. Cioè, cannella. Sbizzarriamoci, come nei dolci. Proprio come brava, nei dolci. Brava, brava. La base deve essere giusta perché se cambio le regole non è che succede qualcosa di grave. Voglio un caffè più intenso, metto più caffè. Certo. Però sperimentare è proprio bello. Mentre aspettiamo ti riprendo la storia. Quindi ho fatto il percorso con l'Istituto Nazionale dell'Espresso Italiano. Prevede diversi moduli, diversi livelli, li ho fatti tutti quanti per imparare a fare l'assaggio dell'espresso, ok? Che è una cosa diversa rispetto al caffè filtro, ovviamente. E poi ho anche preso e ho cominciato a fare il percorso con la SCA, la Specialty Coffee Association. E lì invece ho fatto molti più studi, perché oltre a fare il percorso formativo sull'assaggio, che lì viene chiamato Sensory, lì ci sono 6 branche diverse, ciascuna con 3 livelli di specializzazione, per cui barista, fatto i livelli, dove ti insegnano e dove impari a trasformare al meglio con la macchina espresso, la polvere di caffè. Brewing, questo sistema che stiamo facendo adesso, quindi filtro, stessa cosa, 3 livelli, dove ti insegnano come trasformare al meglio la polvere di caffè in bevanda con i sistemi a percolazione. Tostatura, un corso dove vai a capire
al massimo come poter tostare bene il tuo caffè per ottenere il massimo poi nella bevanda. Perché? Perché se io tosto male, cuocio male il caffè, sì, saprà un po' di caffè, ma non ho esaltato le caratteristiche di quel prodotto, quindi di quel singolo chicco. Poi, un altro percorso dedicato invece alla conoscenza del caffè verde, quindi in piantagione, sono andato in piantagione a studiare, a capire come sono le piante, le differenze delle piante, del terreno, di questo e di quell'altro. Poi, percorso per quel che riguarda i cappuccini, ognuno ha tre livelli, appunto, e in ciascuno di questi livelli vai increscendo su quello che sono l'apprendimento. Se ne fai solo uno, sì, sai delle cose, ma è un po' come se zoppicassi. Quando li hai fatti tutti, invece, ecco che hai molta più facilità nel capire dove può esserci un problema, dove invece può esserci una mancanza e dove invece c'è un qualcosa di veramente eccezionale. Assolutamente. Per quel che riguarda i difetti, intanto scusami, ma filtro. Vai, tu fai. Sono passati. Guardate che bello, guarda, quando appoggio il clever, wow, viene giù il caffè che è molto molto limpido, proprio perché è filtrato attraverso la carta. Adesso ma tu quanto ti diverti, ammettilo. Tu quanto ti diverti, ammettilo. Infatti tanti mi dicono, ma tu perché lavori? Ma io non sto lavorando. Ma alle volte non più di una volta è successo che sono rimasto agli inizi chiuso dentro in azienda, perché magari alle 5:30 qua si chiude, si finisce, io andavo avanti, facevo, e poi già devo uscire, come faccio? Scusami, poi c'era l'antifurto, mi sta, si apre che devo uscire. Insomma, ma non me ne sono accorto, perché quando ti diverti, no? Diceva qualcuno, non lavorerai mai un giorno solo nella tua vita. Ed è così, in effetti. Io ti dico, arrivo dal mondo della ristorazione, perché sono cuoco, ho fatto l'alberghiero, poi ho fatto arte bianca, quindi sono pasticcere, tecnico per l'industria dolciaria. Ho avuto diversi locali, diverse attività mie, poi sono stato direttore di una scuola alberghiera e poi sono approdato qua in Costa d'Oro e mi sono specializzato nel caffè. Avevo già formazione, ovviamente, nel settore della caffetteria, ma non in modo così approfondito, mentre invece ultimamente ovviamente il settore principale che seguo è questo qua, no? Insieme alla consulenza per le attività e le aperture, eccetera, lo studio di continuo, ogni volta che c'è un corso di qualcosa lo vado a seguire. Comunque sì. Hai delle basi che ti aprono e ti permettono anche di interfacciarsi con realtà importanti, dalla ristorazione alla cucina, ecco, che poi è un altro punto che volevo toccare, cioè il caffè nella cucina, cioè non solo come conclusione di un pasto, ma proprio utilizzato all'interno delle ricette. Quindi quando vuoi poi tocchiamo anche questo aspetto. Intanto faccio l'altra, anche qui è passato il tempo, per cui quello che vado a fare è dedicatamente, semplicemente filtrare con il filtro di metallo che c'è all'interno di questa tisaniera, pressando giù, e poi dopo vedremo le differenze delle due bevande. I difetti nel caffè era l'altra domanda, giusto? Sì. Abbiamo avuto. Allora, purtroppo di difetti nel caffè ce ne sono tanti, ma tanti che tu non ne hai idea. C'è una tabella. Abbiamo una puntata a parte. Sì, c'è una tabella a livello internazionale dove i difetti del caffè sono ben specificati, perché quando un torrefattore compra il caffè, lo compra in base a tanti parametri, ok? Il primo che sceglie tendenzialmente come parametro è quello del gusto che vorrà nella sua miscela. Ma per sapere che gusto vorrà nella sua miscela deve avere tutte quelle esperienze di cui ti parlavo prima. Se non ha studiato, se non ha esperienza, è difficile. Per cui alcuni paesi produttori hanno nei loro caffè, in linea molto generale, non è così deep, così profondo, così netto, però in linea generale hanno delle caratteristiche aromatiche. Il caffè della Colombia è molto dolce, il caffè di Panama ha sempre un grado di acidità molto elevato, abbiamo dei caffè invece brasiliani che sono più corposi, più strutturati, l'Honduras raccolto molto in alto, 1700-2000 metri sulle montagne vicino alle pendici dei vulcani, è un caffè fruttatissimo, quindi in base un po' a quello che vuoi,
cominci a fare questa prima definizione. Dopodiché scegli il metodo di lavorazione, si chiama lavato, naturale, semilavato, honey, ce ne sono tanti. Ogni metodo, che vuol dire come io spolpo le ciliegie per arrivare ad avere il caffè verde, darà un gusto diverso poi al prodotto. Quindi scelgo il metodo dopo aver scelto la zona. Quindi lo assaggio e poi farò la mia valutazione di acquisto anche in base ai difetti che possono esserci nel caffè. Come torrefattore posso decidere se comprare un caffè con pochi difetti o con tanti difetti. Certo. Per cui tutto dipende da che cosa? Da quanto lo paghi. Certo. Per cui io posso avere un caffè buonissimo, raccolto in montagna, in Honduras, piuttosto che, e avere un caffè fantastico e l'ho pagato caro perché aveva pochissimi difetti. Il minimo dei difetti sono 4 difetti ogni 300 grammi di caffè, che sono effettivamente proprio pochi. Però se io non voglio spendere tanto, ma voglio dire che ho il caffè dell'Honduras, ne compro uno che abbia 30 difetti. Assolutamente. E il barista o il cliente questa parte purtroppo non la sa e non è che viene comunicata. Purtroppo bisogna imparare a fare gli assaggi. I difetti più comuni, credimi, sono legati ad avere dei sentori di erbaceo, dei sentori di vegetale, che ovviamente non fanno parte del caffè, ad avere dei sentori di chimico e dei sentori di bruciato. Per cui sono delle note che non sono quelle giuste che dovresti avere all'interno, no, della tua bevanda. Certo. Voilà. Una seconda. Me la metto qua. Voi quindi allora, fate... Adesso... Edoardo ti inquadrerà le 3 tazzine. Ok. Non so se si percepisce. Si percepisce, soprattutto molto scura. Ok. Molto scura. Sì. Trasparentissima, quasi come se fosse un tè, una tisana. Provo magari a appoggiartela invece che sull'acciaio. Giro la tavoletta. Ok. È rovinata, ma... No, però sì, forse si distingue meglio, ok. C'entra meglio, ok, perfetto, adesso si vedono. Mentre la terza, questa qua, vedi che è trasparente ma è torbida, sì. Perché ovviamente è quella che abbiamo fatto con la French Press. Ok. Ha più corpo, certo. Questa qua, rispetto a questa, perché abbiamo della consistenza della sostanza. Tutte queste due però ne hanno meno della moca, perché la moca ha usato la pressione per passare attraverso il caffè. Un bar di pressione si sviluppa all'interno del fornelletto della moca, quindi per passare e salire... ha sfruttato di più il caffè. Certo. Questa sarà la più dolce di tutte, con note più agrumate, perché nel caffè ci sono queste note, nel nostro caffè, così come ci sono delle note di miele, importante. Questa sarà la via di mezzo, mettiamola così, ok? E tutto dipende da che cosa tu hai voglia di bere. Nell'arco della giornata puoi decidere che magari al mattino ti fai la moca perché è più intensa, e sì, quindi hai... bisogno di una sveglia. Poi a metà giornata ti bevi tranquillamente un caffè filtro dedicato, te ne fai il tuo bel bicchiere, te lo tieni lì mentre lavori, eccetera. Se magari dopo pranzo non hai voglia di prendere o un espresso o di nuovo una moca che può essere più intensa, ti fai una French Press, magari addizionata, come dicevamo prima, di qualcosa che ce la rende un po' la coccola del dopo pranzo, no? Lo mischi al dolce. Non c'è. Assolutamente. Quindi ecco che abbiamo queste caratteristiche così molto diverse semplicemente per il metodo di estrazione. Pensa se a questo metodo diverso io unisco tutte le altre possibilità. Sì, una varietà incredibile. Che bello. Ma una cosa forse banale, il contenitore, voglio dire la tazzina, il caffè, io a Napoli ho un amico che si è collegato adesso che mi diceva il caffè al vetro che richiedono a Napoli, cambia? Cambia tantissimo. Okay. Allora tu considera che buono. Aspetta, Edo, gliene faccio un'altra, Edoardo, di questa qui che abbiamo fatto dopo. Certo. La differenza con la moca, c'è una nota di, sento quasi l'amarena personalmente, una nota proprio di frutta, di ciliegia, di intensissimo e dolcissima in questa qua, quella trasparente, quella sì, che ho fatto col Clever.
ma proprio forte, 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 soprattutto dolce, dolce, dolce. Vista da qui si direbbe acqua sporca, che poi è quella che piace a me, ma... Io adoro il caffè filtro, In realtà, allora, non è acqua sporca perché è no, acqua... No, ma aspetta, è acqua con una minore concentrazione di caffè. Tu pensa che in questa tazzina qui abbiamo circa il 2%, l'1,5% di caffè. Okay. Poi a volerlo sapere di preciso potrei prendere il rifrattometro, che è uno strumento, si misura la quantità di solidi disciolti e si può sapere. Ma diciamo l'1,5%. Okay. Qua potrei arrivare al 2 in quella fatta con la French Press, perché ho estratto ovviamente un po' di sostanza in più. Nella moca forse arrivo quasi anche al 2,5-3%, quindi ho sciolto e ho più caffè. Se vado all'espresso arrivo quasi al 10%. Ok. Perché ovviamente uso la pressione. Allora, se paragoniamo la tazzina del caffè filtro, ovviamente con l'espresso, sì che sembra acqua sporca, è sporca di caffè, inteso se il caffè è buono, sì. Però è meno concentrata, quello sì, però io lo adoro tantissimo, ne bevo regolarmente mezzo litro al giorno senza problemi. Per tornare alla domanda, la tazzina ha una grande importanza. La tazzina di ceramica ha la funzione di assorbire, che deve essere calda, ma non bollente. Mi perdoni l'amico di Napoli. Sono culture ed è giusto che giù a Napoli sia così calda, ma ci sono dei perché, ok? La tazzina del caffè deve essere calda, ma non bollente. Perché? Perché deve togliere un po' di calore all'espresso in fase di erogazione. Perché la macchina del caffè tira fuori acqua a 93 gradi. Quindi... più o meno. Quindi l'espresso che scende a 90, 88, così. Quando io lo metto in tazzina, devo raffreddarlo un po', se no è troppo caldo. La tazzina, che è a 50, 55 gradi sopra la macchina di caffè, stempera leggermente l'espresso e me lo porta a una temperatura di circa 70 gradi, 75, che è fruibile, è buono, è gradevole, non è bollente. La tazzina di ceramica però che funzione ha anche? Quella che assorbe il calore ma poi lo mantiene perché è porosa e quindi mi tiene caldo il mio espresso per un tot di tempo, un minuto, due, quello che è necessario per bere. Il vetro invece non ha questa funzione, non tira via calore, quindi rimane più caldo l'espresso sull'immediato, ma si raffredda prima perché non ha la proprietà termica della ceramica, quindi non ha la porosità, a meno che non sia una tazzina a doppia camera. Poi è più bello vedere l'espresso dentro la tazzina perché vedi la crema, per questo, però a livello tecnico, diciamo così, è diverso. Perché a Napoli la usano con la tazzina bollente, eccetera? Perché la tazzina bollente messa nell'acqua è diventata famosa per quando c'è stata l'epidemia di colera, per disinfettarla le mettevano nell'acqua bollente, eccetera. Già a Napoli usano tendenzialmente delle macchine così, macchine a leva, quindi usano macchine come questa, per cui dove il concetto di lavoro è diverso, in quanto abbiamo una temperatura diversa dell'acqua, è più calda, allora più calda l'acqua di estrazione, caffè che sono diversi, più calda la tazzina, va bene. Personalmente non lo amo, perché non è il mio gusto, non è il mio stile, però è come dire, uno non ama il caffè filtro, e non è giusto dire è una schifezza, è giusto dire l'ho assaggiato, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, preferisco questo, preferisco quell'altro. Certo. Ma se si sanno i perché delle cose, quindi se si studia la parte della fisica, della chimica relativa sia all'estrazione che al prodotto, perché poi anche il prodotto è diverso. Qui stiamo lavorando con 100% arabica, di solito in Italia, nei paesi nord europei soprattutto, più andiamo su, più si usa solo l'arabica in purezza. Più scendiamo, più si usa la robusta. Hanno temperature di cottura diverse, hanno gusti diversi, hanno bisogno di temperature diverse di estrazione, per cui ci sta, ok? C'è tutto un insieme di cose che fanno parte di quello che è il perché di un motivo di un'estrazione o di una temperatura piuttosto che un'altra. Però se ci si ferma solo al primo aspetto è ovvio che ci mancano delle informazioni e quindi non riusciamo ad avere una gamma completa. Tornando leggermente ai difetti,
solo l'ultima cosa. Quando assaggiate un espresso, vi deve, dovrebbe essere intanto buono senza zucchero, o espresso o caffè filtro che sia. Sì. Se è troppo amaro, c'è qualcosa che non va. Potrebbe essere fatto male dall'operatore, potrebbe essere bruciato il caffè perché è tostato troppo. Quando comprate il caffè, che sia in grani o che sia in polvere, non deve essere marrone scuro, quasi nero. Okay. I grani devono essere unti, oleosi, scuri. No, vuol dire che è stato bruciato, ok? E quindi sarà per forza amaro, avrà dei sentori di gomma bruciata, di bruciato, di legno bruciato, eccetera. Deve essere marrone, ma dal chiaro per il filtro al medio come tostatura per il caffè espresso. Quando invece andiamo all'assaggio, se non era bruciato, può sapere comunque di bruciato perché è stato lavorato male la macchina espresso. Per esempio, possiamo spostarci che è una macchina accesa? Yes. Anche con tutto, se vuoi. No? Intanto vuoi. Ringraziamo il tuo regista per il lavoro che sta facendo. È il nostro responsabile per tutta la parte social, oggi è venuto apposta. Allora, quando siamo alla macchina espresso, per esempio, ecco, non sto a farvi un corso, no, da baristi, ma vi dico tre cose importanti quando andate al bar. Quando ritornerete, speriamo presto, al bar. Sì. La prima cosa, quando il barista sgancia il portafiltro e lo sbatte per pulirlo, non sulla macchina, ma sul battifondi, dopo deve o pulirlo bene con uno straccio o con un pennello, ma solo fare così non basta, restano dei residui di caffè sporco qua. Ecco, sarebbero tutti da cazziare allora. Perché... Cazziamoli. Hai due scelte, o li cazzi o bevi sporco e cattivo. Perfetto. La terza è quella, cerco un bar dove c'è un barista che lavora bene. Se no mi porto il pennellino da casa e glielo fornisco. E glielo dai. Poi il barista dovrebbe fare uscire un po' d'acqua dalla macchina per pulire la doccetta. Ok. Dopodiché dovrebbe o macinare istantaneamente o comunque fare la dose del caffè, quella necessaria. Quindi dovrebbe distribuire il caffè prima di pressarlo e pressarlo nel modo giusto. Non sto adesso a dire forte, piano, tanto, giusto. Okay. Ognuno sa quanto è giusto per il suo caffè, la sua macinatura. Quindi abbiamo detto che ha flussato, potrebbe anche flussare adesso. L'importante è fare scorrere ancora un po' d'acqua, agganciare e fare l'espresso in un tempo indicativo fra 20 e 30 secondi. Meno di 20 secondi per preparare la tua tazzina di espresso da quando schiacciamo il pulsante può essere un po' troppo poco tempo, quindi non ho avuto modo di sciogliere tutte le componenti del caffè. Certo. Se ci metto più di 30 invece, potrebbe essere che ce ne sto mettendo troppo e di conseguenza rischio di sciogliere anche delle cose non buone e di bruciarlo. Assolutamente. Queste sono le 4-5 regole, non sono difficili, non c'è da fare delle cose, no? No, è vero. Ogni tanto con il portafiltro vuoto e pulito. Se voi vedete quando alle volte andate nei bar che ci sono questi beccucci dove avete la fortuna di vedere la macchina tutti incrostati neri, ecco, non va bene. Dovrebbe il barista ogni tanto col portafiltro vuoto agganciarlo e fare uscire un po' d'acqua per sciacquarli. In questo modo, sciacquando per bene i beccucci, non restano i residui sporchi dentro. Ecco, diciamo che così come ci si lamenta al ristorante se si ha la forchetta sporca o il vino non buono, la stessa cosa vale. La questione probabilmente è la concezione del poco economica, nel senso che il caffè lo pago poco relativamente, quindi mi piglio poco. No, poco, credimi. No, assolutamente poco. No. Lo paghi poco e troppo poco. Poco. Il prezzo della tazzina del caffè onestamente è troppo basso. Bisognerebbe ricominciare a rivalutare un pochino questo discorso dove il caffè è buono. Sì, sì, assolutamente. Dove, perché il caffè è carissimo, è veramente caro. È per prepararlo bene devi studiare e i corsi costano, hai degli sprechi, ok? E una tazzina di espresso venduta a 1 euro è poco. È poco. È proprio poco. Dovrebbe partire almeno da 1,50 euro. Ripeto, sempre se parliamo di materia prima di qualità e di un professionista che la lavora bene. Assolutamente. In quanti posti vai e hai la lancia a vapore piena di incrostazioni di latte? Bello, cosa ci vuole ad avere la tua spugna qua, pulire subito e averla pulita e svaporare?
Invece ci vuole professionalità. Sì, ma per assurdo ce ne vuole anche forse meno, no? Rispetto a quella che può avere un cuoco. Chiaro. Però sono delle attenzioni che il barista non ha, perché se ti dà un espresso che non è un granché e tu glielo fai notare, il più delle volte il barista dice, ma guardi, ieri c'era il sole, oggi piove, non so cosa fare, mi dispiace. È una delle risposte più classiche. È vero. È un po' come se il cuoco dice, guardi, oggi sa, ci mette tanto a bollire la pasta e quindi è venuta un po' così scotta, ceduto l'amido perché sa, non bolliva. Cioè, ma allora, che discorso è? Bravo, ma la questione è proprio quella, il dare poco valore per il poco valore che si percepisce. Assolutamente. E su questo, secondo me, c'è tutto un discorso da fare, anche legato al reperimento di materie prime, che è un argomento, un altro argomento che voglio, che vorrò toccare con te. Qui abbiamo ancora qualche minuto, quindi io ne approfitto intanto per chiedere, Fabio, che miscela, che caffè preferisce, che tipologia, ce l'hai già raccontato, ma qual è, ecco, il tuo ideale di caffè? Il mio ideale di caffè è una monorigine, sì, alle volte monovarietale, quindi una singola varietà, è un po' come se parlassimo di un cro di un vino, ok? Raccolta in montagna, sì, quindi con delle note agrumate, sì, normalmente, estratta filtro, quindi tipo con un clever, con una dose leggermente superiore al normale, quindi se prima abbiamo parlato di 6 grammi ogni 100 grammi di acqua, io ne metto 10, perché mi piace un po' più ricco. E poi al limite mi ci aggiungo, lo allungo io dopo con un po' d'acqua dopo, se lo trovo troppo forte o cose così. Quindi quello è come mi piace di più. Dopodiché, lo stesso caffè, con una tostatura però leggermente un po' più scura, estratto in espresso, dove invece ho l'esaltazione di quello che sono le note agrumate, perché mentre la trovo nel filtro la dolcezza e i frutti rossi, estraendolo lo stesso caffè un pelino più tostato in espresso, ho invece molti più agrumi come note di solito, e mi piace moltissimo. Non troppo concentrato, non mi piace un ristretto, perché non ho sciolto tutte le cose che potevo sciogliere dal mio caffè, quindi mi piace normale il rapporto della quantità di acqua e caffè. Ok, mi è arrivato qui l'alert che fra un minuto e mezzo ci staccano, per non riprendere la diretta, che io ti saluto, ti abbraccio, spero di vederti prestissimo e ti propongo, ma ci sentiremo dopo tra di noi, una nuova puntata magari legata, visto che hai un passato da chef, proprio all'abbinamento vino, caffè e cibo in qualche modo. Volentieri. Guarda, forse c'è qualche cosa già sulla pagina del Factory Social Coffee, perché ecco, abbiamo organizzato un contest di cucina e caffè fra i nostri dipendenti, è venuto veramente molto bello, ma ne parleremo volentieri la prossima volta. La prossima volta. Intanto, chi vuole seguirti, i tuoi social quali sono, ricordali. Certo, allora abbiamo il Costa d'Oro, quindi sì, troviamo la pagina ufficiale di Costa d'Oro, troviamo la pagina ufficiale del Factory Social Coffee, che è il locale nel quale si può andare a fare anche delle esperienze per assaggiare i caffè, non in questi giorni ma presto, e poi invece c'è il mio blog personale, che è Arabica 100%, scritto tutto attaccato, tutto in lettere, col 100 in numero ma il per in lettere, dove invece c'è tantissime informazioni sul mondo del caffè, e in ultimo ma non ultimo il blog della Costa d'Oro, che è recente come nascita, dove pian piano stiamo inserendo articoli di interesse comune proprio per gli appassionati del mondo del caffè, per cui Nadia, grazie di tutto. Grazie a te, un bacione. Buon caffè a tutti. A presto, grazie, ciao.